Ciao a tutti, nuovo video sempre sulla rubrica del declutter, della sistemazione di tutte le cose che ho. Qui sconfiniamo, non siamo sui prodotti di make up, ma bensì ho questa confezione con il gattino e gomitolo dove tengo tutti i profumi. Ne ho approfittato per tirare fuori l'ultimissimo che avevo comprato nel mese di febbraio, Live Irresistible di Givenchy, che io non pensavo, ma ho anche in Mini Italia, che questa qui me l'aveva data Sephora tramite un'iniziativa di Facebook di Givenchy. Quindi, no, non lo sapevo sinceramente. Quindi ho anche la versione full size, e questa ve l'ho indicata nell'haul di febbraio, perciò va messo qui. Dato che sto finendo un'acqua profumata, ho già trovato il sostituto per quell'acqua profumata che lascerò fuori, però nel frattempo metto via anche tutto quello che ho per ricordarmi che profumi possiedo. Allora, ho di Dolce & Gabbana l'Intense, magari ecco di fianco vi metterò tutta la descrizione in parole delle note di testa di corpo e di fondo dei vari profumi, perché io così su due piedi non li so, però vi posso dire che questo qui è già la, se non seconda, terza boccetta che prendo. L'avevo presa in offerta da Acqua e Sapone, anzi Chilotà, e è il mio profumo preferito. Pensavo fosse quello di Yves Saint Laurent, il Black Opium, però poi dopo ritorno sempre su questo e capisco che da quando l'avevo preso nelle profumerie Unix, che adesso sono diventate Naima, ecco, lui è il profumo mio preferito insieme all'acqua di gioia, quello normale. Quindi questo qui rimarrà sempre presente nella mia collezione, se lo finisco lo riprendo nuovamente. E come acqua di gioia mi è rimasto solo questo, perché avevo quello classico e ne avevo altri, ma che con il tempo sono riuscita a terminare. Questo qui l'avevo trovato nelle profumerie Douglas, che poi dopo, anzi prima erano Limoni, poi dopo sono diventate Douglas in centro a Mestre, ma che purtroppo poi dopo, dato un po' di crisi, non aveva tanta gente che andava a fare acquisti lì, hanno chiuso, ahimè, il negozio. E questa qui è un'acqua di gioia particolare, questa qui nella versione verde, l'avevo anche pagata un pochettino, perché è l'edizione al jasmine, quindi al gelsomino, e non è un'edizione che ho visto particolarmente girare. Mi piaceva la profumazione del tester, mi ricordo che non l'avevo preso subito e dopo un paio di settimane ero ritornata perché c'avevo il pallino in testa di questo profumo e di conseguenza me lo sono voluto accaparrare. Ho anche questo sempre preso alle profumerie Unix e spesso andavo lì perché ti davano e mi davano le mini taglie di profumo della stessa linea. Infatti molte di quelle mini taglie che ho in collezione vengono dalle profumerie Unix o Naima. Questa qui è di Guerlain Paris, l'acqua allegorica tea azzurra, e è un profumo che sicuramente ho utilizzato perché l'ho portato avanti, ma è molto leggero, andrebbe bene in estate. In estate però non credo che lo porterò avanti, lo voglio tenere da parte e finire altro, perché ho altri profumi che secondo me vanno bene per il periodo estivo. Non costa pochissimo, ho quasi tutti i prodotti high cost, ma sono prodotti high cost che ho recuperato per la maggior parte scontati. Vi ricordo sempre che vi lascio le note di testa, di fondo e di cuore, testa, cuore, fondo, che penso di averle detto giusto, vabbè, comunque vi lascio le tre note sempre qui in sovraimpressione. Allora, mi porto avanti anche quello che ho dietro. Ok, quello che tirerò fuori dopo che ho finito l'acqua profumata, vi posso dire anche il marchio, è della So, un marchio che comunque di solito al Cosmoprof danno dei campioncini
delle full size in regalo a chi magari fa video, e a me me l'aveva regalato il Beauty di Coco. Dato che ho finito quasi quello, avrei questo qui di Kiotis, che è un marchio simile a Avon con le rappresentanti. Me l'aveva regalato la mia madrina perché è rappresentante, ha un po' di anni. Il creatore è Jacques Romain Rocher, 50 ml di prodotto, e questa è la confezione che mi piace particolarmente, con questa base opaca e poi sopra è lucida. Non è un profumo che mi fa più di tanto impazzire, però avendolo preferisco anche terminarlo. In più è un regalo, non sono di quelle che do via regali, se posso cerco di smaltirli, di utilizzarli. Quindi prossimamente arriverà il suo turno per quanto riguarda lo smaltimento. E direi finalmente, perché penso di averlo lì da almeno 2 anni, belli e buoni. Non che non finisca profumi, ultimamente sono andata un po' più veloce, spedita. Sarà anche il fatto che ne ho comprati meno, di solito almeno un prodotto, un profumo al mese lo compravo. Ultimamente mi sono data una gran calmata, per me è già tanto avere questi 4 che ho in postazione, 5 7, 9, 10, 11 più il dodicesimo che è quasi terminato. Detto ciò, ho anche questo di Guess, questo qui comprato in offerta al Lillapois. È un'edizione limitata, avevo anche la versione normale che avevo finto. Questo l'ho portato avanti soprattutto per il periodo estivo e sarà il profumo che porterò avanti per quest'estate. Tenete conto che io utilizzo anche tanti campioncini, quindi se vedete pochi profumi perché ho spesso le mini taglie da un millilitro, non riesco a dirlo, oppure da 1,5. Comunque questo l'avevo portato avanti parecchio, preso in offerta sui 30 euro all'incirca, dovrebbe essere sì, un 50 ml. Mi piace il pack, non colleziono più di tanto i profumi per pack. Per me sono già tanti quelli che ho. Allora, Kiotis, essendo 50 ml, utilizzandolo una volta al giorno, ho paura che purtroppo me lo porterò avanti. Se quello lo finisco a marzo, questo qui fino a giugno all'incirca, sempre se mi piace, perché poi dopo c'è il dilemma che non mi possa più di tanto piacere, anche perché sul corpo, questo qui non ho mai visto che reazione ha, mentre il Guess mi piace sulla pelle che reazione mi dà, e se vedo che Kiotis non mi dà la stessa reazione, sarei anche in grado di switchare, quindi mettere lui per finire prima lui e poi dopo ritornare a Kiotis, anche se non avrebbe un senso logico, perché sarebbe meglio prima. Anzi, sarebbe meglio prima portare avanti questo che è già bello avviato, partito e utilizzato. Però mi piace di più in estate. Questo qui lo voglio utilizzare adesso. Di Calvin Klein ho due profumi della linea Eternity, anche questi presi in offerta. Mi sembra che mi manchi un terzo. Dovrebbero essere, se non due, tre le versioni. Questi qui mi ero innamorata perché avevo trovato dei campioncini che mi aveva dato Sephora. Questa è la linea Summer da 100 ml addirittura. E gli avevo dato meno di 50 euro, altrimenti li lasciavo lì, non andavo mai a spendere più di sì, 50 euro. Anche il Black Opium l'avevo preso in stra iper mega sconto da Lillapois quella volta, quando lo avevo preso e lo avevo utilizzato. Questi sono dei buoni profumi che vi consiglio, e dopo ne ho un altro Summer sempre. Però allora io a questo punto voglio capire, il primo è un Eau de Parfum anche, e l'altro è un Eau de Parfum Spray, vabbè è sempre lo stesso, però sono due linee differenti, perché questo qui ha il pack con questa specie di tramonto, mentre quest'altro ha questa specie di stampa con dei raggi. Online sicuramente troverò le differenze, così su due piedi non ve lo so dire, ma sapete che io completo sempre tutte le informazioni, se posso, tramite qualche messaggio che vi lascio in sovraimpressione. E questo qui invece ha il pack
opaco, mi piace tantissimo questo pack, amo anche proprio al tatto, è uguale a quello di Kiotis nella parte finale. Stra adoro, mi ero messa in fissa per loro e quando ho visto che prima è andato in sconto uno, poi è andato in sconto l'altro, ho deciso di farmeli da parte e metterli qui, insomma, nella mia collezione di profumi. Sperando che riesca a farci stare anche gli ultimi tre. Questo qui l'ho preso in stra iper mega offerta. Sì, è un 30 ml, ma ci ho dato neanche 20 euro. 18 forse, di Burberry. Ed è l'unico profumo di Burberry che ho. Questo mi piace particolarmente. Non mi piace quello che ha tipo la stampa con i giochetti da bambino, perché secondo me quello non è profumo, è puzzo, cioè non so, non mi piace, mentre questo è molto più signorile e mi piace particolarmente. Mi piace anche il Burberry Hair, non da comprare, ma se vado tipo e trovo il tester me lo spruzzo. Questo invece per il prezzo mi aveva colpito e quindi ho deciso di portarmelo a casa. L'avevo preso al Tigotà di Via Tasso a Mestre, spesso lo mettono in offerta. Da Naima avevo recuperato un numero 5 di Chanel da 35 ml, ho voluto prendere la Mini Taglia. Questo è stato un investimento che per ora non ho ancora avuto il coraggio di utilizzare per bene, l'avrò spruzzato una o due volte. Questa qui non è la versione quella trasparente nuova, ma proprio la vecchissima numero 5 di Chanel, quella con il liquido più scuro. Questo è molto 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 buono. Io di Chanel ho sempre utilizzato tantissimo le mini taglie che vi dicevo da 1,2 ml, le boccettine classiche che vi regalano a fine acquisti qualsiasi profumeria. Vediamo se ci sta. No, non ci sta, mi tocca metterlo così. E dopo questo tolgo la plastica che copre il prodotto di carta. Il secondo prodotto di Givenchy, l'Intordì. Questo qui è il profumo preferito di Harry Kitten. Quando me l'ha fatto scoprire, perché è stata lei con il tester da Sephora a farmelo scoprire, l'ho voluto prendere. Questo l'ho preso online da Sephora, grazie anche a degli sconti che potevo applicare sui profumi. L'ho pagato molto meno. L'ho preso da lì o l'ho preso da un altro sito? Cioè, volevo prenderlo anche da un altro sito, però non mi fidavo. So che costava sui 30 euro e rotti, però su quei siti che non conosco ho sempre il dubbio di capire se è una cosa originale o se è una cosa contraffatta, non lo so. Quindi io mi affido sempre ai siti più conosciuti, più bazzicati, magari aspetto lo sconto adeguato per accaparrarmelo. Oh, che bello, sono riuscita a farli incastrare tutti 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 quanti, ad eccezione di questo che comunque adesso toglierò via. Tolgo via? No, non lo tolgo via perché ho l'inci e quando dovrò fare il video dei prodotti finiti mi servirà, però questo lo tengo fuori perché sicuramente da aprile lo inizierò ad utilizzare, mentre questi vanno tutti nelle scorte. Sono contenta che avrei spazio anche per un altro, volendo, però no, non devo pensare di prendere qualcosa. Potrei pensare di prendere qualcosa in via dell'autunno, però quando finisco anche quello di Guess, sempre se c'è qualcosa che mi attira, però boh, non lo so, per ora non sono in vena. Fatemi sapere voi quanti profumi avete, qual è il vostro preferito, quello che non vi è piaciuto, se li fate girare, riuscite a terminare, fatemi sapere tutto. Grazie per essere passati, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!